L'ultima speranza di andare avanti per ognuno che ha una minima possibilità di incontrare un malato di Covid, un infetto di Covid. Allora, direttore Sallusti, cosa non sta funzionando se qualcosa non sta funzionando? Beh, guarda, io credo che nessun governo, onestamente, nessun premier avrebbe saputo, come dire, gestire con grande efficienza. Non è successo in una parte del mondo. Tutti hanno commesso errori. Il governo precedente ne ha commessi in parte per colpa, per inesperienza, in parte perché di fronte a una cosa nuova non si sapeva bene cosa fare. E quelli a cui assistiamo sono gli strascichi di queste indecisioni, di queste paure, di queste debolezze. Io penso che tutto questo è quasi alle spalle, non solo lo penso, ma ovviamente lo spero. E a questo proposito volevo chiedere, se mi permetti, alla professoressa, quando saremo tutti vaccinati, o comunque ci sarà questa famosa immunità di gregge, ma il virus sparisce o dovremo continuare a vaccinarci per tutta la vita o per un lungo periodo di tempo? Allora, questo virus purtroppo non andrà via e diventerà un virus endemico, nel senso che ormai la sua circolazione è attiva, non solo nella popolazione europea. Il vaccino sappiamo che riduce la malattia, azzera la malattia, ma riduce anche la trasmissione. E abbiamo visto che addirittura il vaccino Pfizer riduce del 90% la trasmissione due dosi, 80% la trasmissione una dose. Quindi vuol dire che più vacciniamo le persone, meno ci sarà zero morti nelle categorie a rischio e si ridurrà progressivamente la circolazione. Io credo però che la circolazione virale non può essere azzerata. È molto difficile ottenere questi risultati ed è per questo che, diciamo, per alcune infezioni come il morbillo, come la varicella, come tante altre infezioni, si continua a vaccinare, perché il virus circola ancora, altrimenti non ci sarebbe bisogno del vaccino, no? Quindi la transizione da emergenza pandemica a emergenza epidemica avverrà e noi impareremo a convivere con questo virus anche senza vederlo per la stragrande maggioranza dei casi. Accadrà che magari, se ci sono delle, diciamo, sacche di popolazione che non si sono vaccinate e che sono a rischio, avremo dei cluster di mortalità qui e lì. Ma mano che vacciniamo, la circolazione virale non la ridurremo, ma io non credo che la batteremo del tutto, purtroppo. Ma non è un problema, perché si vive e si convive con tante altre malattie, tanti altri virus e tante altre infezioni, dice la professoressa. Onorevole